Liberi.tv, siamo in compagnia di Marco Patriarca e siamo qui impegnati alla fine della 13ª marcia internazionale per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. E, Marco, quanto è importante questo tipo di iniziative? Perché a Campagnano Romano? E poi dopo vorrei farti anche una domanda, perché tu oggi hai lanciato un'idea geniale dal punto di vista di Società Libera. Beh, prima di tutto perché il mondo è disperso, pieno di minoranze che soffrono, che non hanno diritti, nessuno se ne occupa, e sono migliaia e sono milioni, e purtroppo vivono all'interno di stati oppressivi con i quali noi abbiamo rapporti diplomatici, quindi c'è un discorso di politica internazionale che rende la situazione praticamente invalicabile nei loro confronti, e molto difficile penetrare. Noi stiamo cercando di fare questo perché l'unica arma che abbiamo a disposizione è quella mediatica, è quella di fare sentire la voce, di fare vedere gente che cammina, gente che si agita, gente che si preoccupa, farli sentire meno soli e soprattutto instillare in questi governi oppressori una certa, un minimo di paura. E proprio su questa cosa della paura, siccome sono un umile lettore di storia, ricordo che questa è una situazione molto simile ai dispersed people che ci stanno adesso. Era nella prima guerra mondiale, dopo il trattato di Versailles, l'Europa era devastata, c'erano milioni, c'erano circa 3 milioni di gente che veniva scappati dalla Russia, i russi bianchi scappati dalla rivoluzione, i greci scappati dalla Turchia, insomma, voglio dire, c'era questo diplomatico svedese, non mi ricordo se era svedese o finlandese, che era Fridtjof Nansen. Questo Nansen, per ragioni proprio puramente umanitarie, si inventò una cosa che si chiamavano i passaporti Nansen. Questi passaporti davano i passaporti a questi poveretti che giravano per l'Europa, avevano almeno una identità, avevano un passaporto, avevano un nome, erano rintracciabili, e ci si potevano aiutare, si sapeva chi erano, e era una forma di non dico di controllo, però di tutela. Venivano tutelati dalle varie autorità europee in base a questi passaporti Nansen. Allora l'idea è nata: perché non fare dare dei passaporti universali a tutte le minoranze, una cosa planetaria, a tutte le minoranze oppresse, tra cui quelle che abbiamo sentito stasera, ma ce ne stanno molte altre, dargli un passaporto Nansen, un passaporto di Società Libera, un passaporto a cui troveremo il nome. Poi bisogna congegnare la cosa. Allora, qual è la ragione? La ragione è che Guglielmo Ferrero, che era uno storico italiano, aveva scritto questo libro che si chiama Il Potere. Non voglio fare tutta la storia perché sarebbe complicato raccontarla, però il potere significa che questi regimi, Ferrero era un professore che era tornato in Italia ed era stato arrestato dal regime fascista perché aveva pubblicato un articolo a Los Angeles in cui criticava, ma non era neanche un articolo violento, che criticava il regime, eccetera. E lui arriva a Roma dalla madre e viene arrestato. E lui comincia questo libro dicendo: un regime che deve andare a scovare un articolo che si pubblica a 6.000 chilometri vuol dire che è un regime che ha paura. Ha paura. E quindi tutto questo suo libro, da sociologo, da storico, è che tutto è fondato sulla paura. E questi regimi che si comportano così in Iran, perché hanno paura della libertà. Quindi questa è, allora come combattere questa paura? Si può combattere soltanto con un'altra paura. Bisogna che questi abbiano paura. Allora, il passaporto Nansen, la nuova versione del passaporto Nansen, quando fossero decine di milioni in vari paesi, in tutti i paesi, tutti uguali, passaporti, insomma, la cosa potrebbe suscitare delle perplessità nei confronti di tutti questi qui, perché questi regimi prima o poi cambieranno, tra 50 anni, cambieranno, perché non possono reggere questo sistema, non si può sistema poliziesco e carcerario per un secolo, certo, perché non è possibile. Quindi allora, stiamo cercando di continuare a fare questa cosa della Società Libera, sulle minoranze oppresse, e localmente stiamo cercando di allargare queste marce anche ad altre zone.
Trevignano, comuni, perché questi comuni sono più disponibili, più delle città. Quello che sta succedendo in Europa e anche in Italia è che la vita nelle città è diventata troppo complicata, invece la vita nei piccoli centri fuori è molto ma molto migliorata grazie alle comunicazioni, grazie, e questo un po' dappertutto, quindi noi cerchiamo di sfruttare anche questo. Grazie, nel ringraziare Marco Patriarca, brillante l'idea dei passaporti, mi permetto soltanto di suggerire un nome che potrebbe diventare il passaporto della libertà. Passaporto della libertà, sì, bellissimo. Grazie.